Carissime amiche e carissimi amici, buongiorno al vostro caro Giocherellone che oggi vi porta un classico sportivo, un classico del videogioco. Pensate un pochettino, stiamo parlando di WWF Superstar, praticamente WWF Superstar, un titolo che fa parte di quella storia videoludica del wrestling. Pensate un pochettino, avete capito bene, dove i grandi grandi del wrestling si scontrano. Questo titolo, pensate un pochettino, fu realizzato da coloro che fecero Double Dragon. Infatti la maggior parte delle movenze, dei blocchi, degli sprite, di come appunto si comportano gli sprite, è simile, similissimo proprio a è similissimo proprio ai personaggi di Double Dragon. Vedete pure come si muovono. Ovviamente i busti fermi e le gambe appunto che si muovono, quindi ricorda tantissimo il design, lo stile grafico di Double Dragon, come potete vedere anche con quelle con quei blocchi, con quelle diciamo fermo immagine degli sprite che si accompagnano. Quindi veramente qualcosa di che ha fatto appunto la storia del videogioco. Iniziamo quindi subito a giocare. Vedete, c'è Hulk Hogan, addirittura lo 1 Million Dollar Man, Ultimate Warriors, che poi è morto. Molti di questi personaggi sono ovviamente morti, sono ovviamente deceduti, un po' per il sovrappeso, un pochettino per tutte. Andre the Giant, addirittura il maggiordomo di Andre the Giant, con il quale poi dopo litigò lo stesso maggiordomo, e morto ultimamente oltretutto. Quindi stiamo parlando di un titolo, anno 1989, sono passati ben 35 anni da questo titolo. 35 anni, mamma mia, Technos Japan Corporation, sono passati gli anni di acqua sotto i ponti, ne è passato. Iniziamo quindi a mettere praticamente un gettone. Abbiamo ben sei personaggi: Randy Savage, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Big Boss Man, Hulk Hogan, Jim Duggan e ovviamente Honky Man. Praticamente abbiamo preso Ultimate Warrior, pensato un pochettino, Teddy DiBiase, Andre the Giant. Veramente ci sono a livello di cattiveria. Vedete un pochettino i nostri grandi amici che vanno qui sopra a combattere, ed eccolo qua Hulk Hogan praticamente con i pugnatielli. Ecco qua, entri tu, ecco. Mamma mia, che vedete proprio i pugni alla Double Dragon. Mamma mia, ragazzi, piglialo praticamente di qua e il colpo in faccia. Double Dragon non poteva avere, piglialo, mamma mia, i colpi in testa, e cerca ovviamente di schiacciarlo. Addirittura il grande amico, vedete un pochettino, ma piglialo praticamente così, mi prende e mi butta. Hulk Hogan, devi rientrare dal cambio da Hogan. Vedete un po', oh, il calcio in faccia, è veramente qualcosa di assurdo. Mi stai veramente picchiando. Ah, mamma mia, il wrestling è tornato. Il wrestling di, vedete come si muove. Vedete un pochettino, oh, la presa del poliziotto. Il poliziotto, ragazzi, qui mi devo alzare. No, non ti mettere sotto, non metterti sopra. Al Kogan cerca ovviamente di riprendersi. I ragazzi se ne vanno. Oh, il colpo in faccia, veramente assurdo. Ce la puoi fare, pugni in faccia, e poi ovviamente ecco qua i calciatili da questa parte qua. Addirittura lo vai a buttare da questa parte qua, il wrestling. Oh, la testata in bocca di mamma, praticamente vai a premere, praticamente cerca di proteggere, praticamente cerca di prote. No, mi hai distrutto. La prima partita è andata via, ragazzi, abbiamo perso. Ultimate Warrior e il sosia di Elvis Presley ha perso praticamente. Non vado a continuare perché voglio cambiare personaggio. Quindi avete capito che è un gioco veramente molto bello, molto particolare, che ha fatto appunto la storia del videogioco e di tutte le persone che ci guardano. Andiamo a pigliare il mitico Hulk Hogan e andremo quindi a giocare contro ovviamente i nostri incredibili eroi. Vedete un pochettino, e abbiamo Randy Savage come secondo. Quindi vediamo un pochettino, siamo da WWF Live from New York, gioco di 35 anni fa, il giovane Hulk con Randy Macho Man Savage, ecco qua, contro Ultimate Warriors, che poi voi sapete è morto. Oh, il grande colpo lo prende, oh, il suplex, ecco qua, il suplex o il supplì, dobbiamo dire la verità, il colpo in faccia della nonna, praticamente buttalo ovviamente a questa parte qua, boom, lo distruggi a forma di Zebedeo, piglialo il calcio nel sedere praticamente da questa parte qua, fallo rialzare, non ce la fa, praticamente mi prende.
la controprova. La controprova, ti metti sopra, ovviamente stanno arrivando i mitici eroi, praticamente a togliermi, a togliermi lo schiaffone di Hulk, praticamente vedi un pochettino Hulk, che cosa vai a fare? Vai a fare, oh no, mi ha preso, mi ha preso, mi ha fatto rotolare, veramente qualcosa di assurdo. Ah, i cazzotti dietro la schiena, cazzotti a tutta forza, si butta il mitico Hulk, ma, si, ma ritorna praticamente, e vai, 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 oh mamma mia, oh il colpo in faccia, il colpo in faccia di mamma lo prendi praticamente da questa parte qua, oh con la contromossa, vai a schiacciare, vai a schiacciare, mettiti sopra, ma Hulk Ultimate Warriors arriva subito, lo devi prendere, vedi un pochettino, vai a fare la, oh, la carica dei 101, quella, la mossa si chiama la carica dei 101, Dalmata Puppy Rescue, praticamente ci buttiamo, praticamente qui sopra e buttati sopra, attenzione 3, vai, 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 vallo, vallo a fare, vallo a proteggere, oh mi ha buttato per l'aria, molto triste Hulk Hogan che ovviamente subisce la forza, praticamente ecco qua la grande forza, oh che colpo in faccia, che colpo in faccia veramente a tutta forza, vedete il povero Hulk che viene qua praticamente qui sovrappreso, mamma mia, mi stai veramente distruggendo, il dito in faccia, il dito in faccia, il dito in faccia di mamma, vallo a togliere, addirittura vedete un pochettino, Hulk ritorna, praticamente Hulk ritorna, praticamente è il grande cambio con Randy Savage con i pugnettielli alla Double Dragon, praticamente lo va a colpire, non ce la fai, non ce la fai, vedete un pochettino con il colpo, oh si sono scontrati i ragazzi, si sono scontrati i ragazzi, andiamo qui sopra a metterci addosso, ecco qua Hulk Hogan sta arrivando a proteggere l'amico praticamente qui sopra ed è arrivato lui praticamente, adesso vai, vai, ce la puoi fare, ce la puoi, il colpo della capriolata, praticamente vai a colpire, vai a proteggere il grande amico, eccolo qua, ce l'ha fatta, no, non ce l'ha fatta, è una battaglia senza sosta, e vai qui sopra, oh il colpo volante del cigno nero, praticamente vedete un pochettino, andiamo a proteggere praticamente questo essere, praticamente mamma mia ragazzi, veramente incredibile, Randy Savage contro Hulk Hogan, il colpo, mamma mia che colpi, vallo subito a prendere, non puoi uscire, praticamente vedi, un pochettino dobbiamo, è ancora una battaglia senza fine, una battaglia senza fine, non ce la fa praticamente, no 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 mi fai la carica, dicendo mamma mia l'Ultimate Warriors, il Military Press, il Military Press di Ultimate Warrior, no mi stai facendo il grande, il grandissimo ovviamente, l'ultimo grido del guerriero, guardate un pochettino, qui stiamo andando avanti praticamente, eccolo, boh, in faccia proprio, mi sono attaccato, Ultimate Warrior sta arrivando, purtroppo grande rimonta di Ultimate Warrior che va a pressarmi da questa parte qua e continua ancora Randy Savage, i nostri mitici amici, che ovviamente, oh no, proprio in bocca, acchiappato, una 44, una taglia 44, la soletta della scarpa, ma è, ah, dietro la parte bassa della schiena, Ultimate Warrior va qui sopra veramente a proteggere il suo grande amico, ecco qua, 3 ce l'ha fatta, ho vinto veramente incredibile, un prodotto di altissimissimo livello che ti fa vedere, ti fa capire il valore del wrestling nel suo essere sportivo, nel suo essere anche molto molto comico. Andiamo avanti, Hulk Hogan contro il poliziotto pazzo. Il poliziotto pazzo, oh, mamma mia, che forza! Hulk Hogan veramente fortissimo. Subito ne approfitta, ma viene appunto buttato via. Ecco qua, proprio da lui, praticamente. Vedi un pochettino il dito a mano, praticamente. Vedete un pochettino. Hulk Hogan ha qualche problema, praticamente, proprio con lui. Andiamo, praticamente, no, lo prende al volo e fa il placcaggio tipo football. La manina addosso, vedi sul petto, per assicurarsi che, ovviamente, Hulk Hogan, mamma mia, Hulk Hogan veramente distrutto. Molto molto stanco ovviamente da che cosa ragazzi, da che cosa, dalla fatica giornaliera, Hulk Hogan vuole tornare ma non ce la farà, prendiamo adesso altri personaggi ragazzi, altri personaggi, personaggi veramente incredibili, divertentissimi, altamente atletici, ce la possiamo fare, premiamo start e prenderemo proprio lui, praticamente prenderemo il mitico Ultimate Warrior con il secondo, ovviamente prenderemo il Lok So, quindi sei personaggi a scegliere, ma non sappiamo se ci sono ovviamente dei boss come l'uomo più ricco d'America, ecco qua Hulk Hogan contro Elvis Presley, veramente incredibile, ovviamente la problematica è che ci portiamo ovviamente anche tante altre, mamma mia l'Ultimate Channel va, oh incredibile, allo Scarselletti, ah mamma mia allo Scarselletti ragazzi, dobbiamo dire la verità, pugni in faccia allo Scarselletti, andiamo qui sopra e il colpo del cipresso, ecco qua vedete ragazzi, il colpo del cipresso lo va a pigliare praticamente qui sotto, no dietro l'osso sacro,
lavoro. La coda che l'essere umano un giorno aveva e che poi non ha più avuto, molto triste. E andiamo qui sopra, lo prende per i capelli, Ultimate Warrior fa, oh, l'Ultimate, Military Press, il sollevamento pesi, vai, vai qui sopra col sollevamento pesi, vai a scalciare praticamente questo personaggio. E poi l'Ultimate Challenge, addirittura è arrivato lui, un cazzotto praticamente, sulla parte bassa, sulla eccolo qua, praticamente sta arrivando a Kogan, Dagan, che ovviamente qui sopra va qui sopra ad essere attaccato addirittura con i calcettini. Lo prendi, lo devi far sollevare, lo devi sollevare, guarda che fa il Ultimate Warrior, sta arrivando, oh, pialo da dietro, il calcio nel sederone, praticamente vedete un pochettino, oh, i pugni in testa, pugni, guarda come balla, balla la Elvis Presley, ma non ce la farai. Oh, il colpo del suplex, praticamente, il colpo del suplex, del supplì e del suplex. Andiamo qui sopra, ce l'hai, oh, colpo va davanti, ecco qua, vedete un pochettino, Ultimate Warriors, indistruttibile, indistruttibile, tranne quando è morto, ovviamente. Andiamo ovviamente a colpire e andiamo a prendere, a fare qualcosa. E vai, oh, il colpo, ah, lo Zimbadove, lo Zabaglione, praticamente, lo Zabaglione è arrivato. Quindi andiamoci, praticamente, oh, mamma mia, colpo, ovviamente, volante, ci buttiamo, praticamente, oh, boom, mamma mia, fantastico, ragazzi, il Savage. Andiamo a fare lo schiappatiello, quindi andiamo subito, ovviamente, a cercare di premere, di pressare, ovviamente, il mitico amico, ma purtroppo veniamo scaraventati in aria, ma non ce la puoi fare, non ce la puoi fare, guardate un po', oh, il colpo contro le corde, un colpo veramente contro le corde, non si ferma davanti a niente, guardate un pochettino il cazzottiello di mamma, il cazzottiello di mamma, e lui, oh, mi stai veramente distruggendo, ui, il colpo rovesciato, e ovviamente subito vai a buttarti addosso, perché devi proteggere anche l'amico, praticamente non ce la fai, ce la fai, non ce la fai, e ce l'aveva quasi fatta, e si butta giù, ecco qua, piglia il sediolino, vieni, vieni giù, vieni, vieni che ti piglio veramente, oh, me ne salgo, ti ho fatto lo scherzetto, ti ho fatto lo scherzetto di mamma, praticamente andiamo a correre praticamente qui con le corde e grande, grande passaggio aereo, dobbiamo dire, oh, il colpo veramente incredibile, colpo in faccia a tutta forza, veramente incredibile, andiamo a buttare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, andiamo avanti, ovviamente subito ti devi buttare addosso, ai 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 ai, dobbiamo dire la verità, dobbiamo dire la verità, mamma mia, e guarda, guarda qua sopra che cosa stanno, oh, il colpo in testa veramente incredibili, colpo in testa veramente incredibile, butti praticamente da questa, oh, distrutto, distrutto davvero, vedi un pochettino da questa parte, ehi, che spezzacollo, lo spezzacollo, lo spezzacollo, mamma mia ragazzi, lo spezzacollo che veramente fa male, andiamo a buttarci praticamente, quindi, oh mamma mia ragazzi, piglialo, 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 grande, 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 incredibile, ballerino, ballerino, no, no, mamma mia, il TikToker ragazzi, veramente assurdo, ci stanno veramente distruggendo, sono partita, addirittura mi butto a terra, vieni avanti, ti faccio vedere, vieni a squalificare, vieni fuori, se hai il coraggio, ecco qua, vado qui sopra a posare tutto, ma rientro in campo, time up, e chi ha vinto, forse abbiamo perso, ragazzi, forse abbiamo perso per una questione di tempo. Che dirvi allora ragazzi di questo fantastico gioco di wrestling? Facciamoci, pigliamoci ovviamente un ultimo personaggio perché so che vi piace il wrestling pazzo, l'Hulk Hogan. Quindi andiamo a vederlo insieme. Quindi premiamo, abbiamo altri 6 bottoni. Questa volta prenderemo il vostro mitico amico, il Big Boss Man, l'uomo Big Boss, il poliziotto pazzo. Pensate un pochettino, avremo Honky Tonk Man, l'uomo che imita Elvis Presley in forma appunto automatica. Vediamo un pochettino, guardate come balla, e addirittura contro il poliziotto ovviamente pazzo, ragazzi. Il pugno in faccia al poliziotto e lo butti, bravo, lo spallone, addirittura Hulk Hogan subito subisce le mosse del poliziotto, vedete proprio i pugni alla Double Dragon e boom, lo butti via, lo prende praticamente, lo prende a cazzottata praticamente da questa parte qua e va qui sopra, mamma mia, lo butta davvero fuori alla Hogan, vedete un pochettino col poliziottone, il poliziottone che ovviamente adesso va, oh, la spallatona appena entra praticamente lo prende di qua, è veramente fortissimo. È fortissimo perché un calcio nel sedere se lo merita. Oh, boom, mamma mia, ragazzi, fortissimo. Veramente il poliziottone, ovviamente il poliziotto della giustizia. Pensate un pochettino, oh, lo prende, lo viene sollevato. È veramente assurdo questo colpo, ovviamente assurdo. Davvero, vai col cazzottoni praticamente qui sopra e lo sollevi. Non vuole farsi sollevare. Contropresa, addirittura molto stanco il poliziotto. Molto stanco il poliziotto, oh, che testata in bocca. Calci in faccia dappertutto e siediti avanti a mamma.
ed è arrivato il poliziotto molto stanco, vedete i cazzotti praticamente dietro la testa, i cazzottoni alla Double Dragon, potremmo, guarda il boom, Hulk Hogan è arrivato, Hulk Hogan il pazzo Hulk Hogan, guardate un pochettino, ti prende segno zodiacale del leone, Hulk Hogan il leone di Rimini, leone, Hulk Hogan il personaggio preferito da Alessandro Arcangeli, perché? Perché Hulk Hogan è praticamente sempre, guardate la bocca di Hulk Hogan, la bocca di Hulk Hogan, la bocca che succhia praticamente, la bocca che succhia di Hulk Hogan, ragazzi stiamo andando avanti, guarda che Hulk Hogan veramente ci trova, ci ha messo praticamente il grande cazzottone, ecco qua, vattene via, eccolo qua il mitico anche Honky Tonky è arrivato praticamente su direttamente sulle corde, ma il calcio in faccia, è arrivato Honky Tonky, quindi stiamo attenti, lo puoi prendere, il pugno in testa dal Hulk Hogan, e così gli è venuta la pelata praticamente. Hulk Hogan ha qualche problema, pugno in testa e fagli un suplexino praticamente, questo per essere butta sotto, ma arriva il mitico e sta arrivando il grande amico, cazzotto in faccia dal Hulk Hogan, calcio in bocca veramente dappertutto, vedi, lo prende praticamente da sotto Hulk Hogan, il colpo del bobolone, mani in faccia a tutta forza, vattene, sta arrivando lui, mamma mia, appena arrivato un cazzotto in faccia, un colpo, mamma mia, nello Zebedeo, mi stai facendo male, boom, mamma mia, incredibile, calci addosso, addirittura mi butto addosso, il big boss che va a far vedere, praticamente protegge il suo grande amico, ma purtroppo siamo Randy Savage. Vai, entra fuori, praticamente picchialo fuori, mamma mia, quattro persone tutte quante addosso, mamma mia, che cosa sta succedendo, ragazzi, su questo canale, veramente la battaglia, sono uscito fuori, ecco qua, ma rientro dentro, vieni fuori a papà, ehi, lo spezzacollo laterale, i capelloni, ti prendo per i capelloni, ovviamente cazzotti in faccia dappertutto, grandi cazzotti, grandi mani in faccia dappertutto, vedete un pochettino, ti prendo, il suplex di nonno Eugenio, praticamente, chissà che fine ha fatto, ragazzi Eugenio è sempre con noi, dove si trova non lo so, qui Big Boss, ai, mi stai facendo veramente molto male, cerchiamo ovviamente di fare una controspinta laterale, il contrafforte veramente assurdo, vai qui sopra, esci da qualche parte e purtroppo non ce la facciamo, abbiamo perso Alessandro Arcangeli, WWF Superstar, hai capito bene, Alessandro Arcangeli, un gioco che ha fatto la storia, creato dalla Technos Japan, e che dirti, che sicuramente è stato per tante persone un punto di riferimento, soprattutto legato al wrestling a cartone animato, che vedevamo appunto in sala giochi, e Alessandro Arcangeli e Taiwan Poretti, che cosa è successo col mitico Poretti, va bene signori, che dirvi, WWF sicuramente un gioco che ha fatto la storia, anno 1989, questo gioco ha ben 35 anni, fatto dalla Technos Japan, e si vede tutto, c'è proprio il Double Dragon all'interno di questo gioco che ha spopolato in sale giochi, ve lo consiglio sicuramente, sì, terremo, sì, lo so, Poretti, sì, è caduto di tutto e di più, e può capitare, andiamo a fare una vacanza a Taiwan e poi ci crollano gli edifici addosso, e beh, purtroppo alcuni territori sono a forte zona sismica, detto questo, Poretti, ma purtroppo contro la natura non si può lottare. Detto questo, caro Alessandro Arcangeli, io ti ringrazio per la visione, sempre ringrazio per la visione di tutti voi, ovviamente se non siete iscritti al canale Giocherone sapete già cosa fare, se vi piacciono i miei video iscrivetevi, YouTube e Twitch sono i principali social network, potete iscrivervi, attivare la campanellina per avere le notifiche, abbonarvi, mettere mi piace, condividere il video e commentare. Detto questo, se avete Amazon Prime l'abbonamento su Twitch è gratuito, mentre su YouTube gli abbonamenti hanno il costo minimo nei vari livelli di abbonamento e con tutte le migliorie che ci sono. Detto questo, potete anche andare su gli altri social network Giocherlone, la pagina di Facebook, il gruppo di Facebook, Telegram, il gruppo di WhatsApp, TikTok, ma soprattutto su Discord, dove trovate il buon Alessandro Arcangeli, che trovate qui in chat, il capo newser che vi inonda di news bellissime e selezionate, dove voi stessi potete partecipare con immagini, video, vocali, testo, di tutto e di più, e c'è anche la chat vocale dove potete parlare. Detto questo, gli altri social network Giocherlone sono anche il negozio del Giocherlone con 207 gadget in 3 varianti, il link a Instant Gaming dove potete comprare giochi a prezzo scontatissimo, ovviamente iscrivetevi prima così da usufruire degli sconti, e poi ovviamente i miei mitici 3 libri attualmente pubblicati, a breve uscirà anche il quarto, nei link dei video che vi riportano ad Amazon, e se avete Amazon Kindle Unlimited li potete leggere anche gratuitamente in formato Kindle, quindi virtuale. Io vi ringrazio per la visione, saluto il caro Alessandro Arcangeli, il capo moderatore delle news, e ovviamente vi aspetto tra qualche minuto sul canale del Ditelo Voi Giocherellone. Ciao.